Questo che sta per iniziare è l'ultimo. Spazio giallo rosso, spazio giallo rosso, giallo rosso. La nostra avventura terminerà con questo appuntamento di Spazio Giallorosso, ovviamente fuori campionato, con la CR Messina in casa, return match per ottenere la Supercoppa. Bisogna ribaltare il 2-0 dell'andata contro il Bassano, derby play out per quanto riguarda Città di Messina al Celeste, derby tutto messinese contro il Due Torri. Ovviamente noi da cittadini del capoluogo ci aspettiamo le migliori fortune per la seconda squadra di Messina, in questo caso la salvezza, e anche con l'auspicio che possa rimanere a stagione conclusa, a playout concluso, qualunque sia la categoria, nella città peloritana, che ovviamente rappresenta pur sempre il territorio, lo sponsorizza anche fuori dalla provincia di Messina e soprattutto nella Sud Italia. Detto questo, iniziamo Spazio Giallorosso per quanto riguarda questa Supercoppa con colui che ha realizzato un gol e mezzo. L'intervista. Sei l'autore di un gol e mezzo, chiamiamolo così, il secondo gol, perché Lago Marsini ci ha messo del suo, è 2-0 per il Bassano, la Coppa è più in Veneto che in Sicilia. No, insomma, non credo, c'è ancora una partita da giocare, insomma, giochiamo fuori casa, lì a Messina, un campo difficile, quindi sicuramente siamo leggermente in vantaggio, però ecco, dire che la Coppa è già qui da noi è un po' esagerato. Ecco. Noi abbiamo assistito sicuramente a un Messina impreparato alla vostra grinta e soprattutto anche alla vostra forza, perché i giallorossi, per come li conosciamo nel girone di ritorno, avrebbero sicuramente disputato una partita diversa da quella che abbiamo visto, solamente due tiri in porta. Ma ecco, questo non lo so, però c'è da dire che insomma, secondo me è stata una bella partita e il Messina ha fatto un'ottima partita, ci ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo, nei primi 20 minuti, mezz'ora, dopo noi insomma siamo un po' usciti alla distanza, ecco, però dire che è stata insomma giocata male dal Messina non credo, ecco, noi siamo chiusi bene, siamo ripartiti, li abbiamo messi un po' in difficoltà su questo fattore. Molti di voi sicuramente si aspetteranno un clima diverso da quello che comunque abitualmente assistete nelle vostre partite interne. Ci sarà, non dico il pubblico delle grandi occasioni, ma ci sarà quel pubblico che darà il calore per portare il primo trofeo ufficiale al CR Messina, definita anche una battaglia, e anche questo nel contesto dei prossimi e ultimi 90 minuti. Una battaglia, sicuramente insomma, sarà una bella partita, perché ci sarà tanta gente, come è giusto che sia in una piazza importante come Messina. Sappiamo il calore della gente, sappiamo insomma che sarà una partita difficile. E nei prossimi 90 minuti secondo te la differenza la farà il fattore campo? Sicuramente sarà un Messina diverso da quello che abbiamo incontrato domenica scorsa, perché in casa, perché ci sarà tanta gente a sostenerlo, perché ci sarà comunque voglia di rivalsa e di ripartare un risultato che fino adesso è a nostro favore. Molti dei tuoi compagni giungeranno al sud per la prima volta a Messina, ma anche nel contempo ad affrontare una squadra del sud Italia. Anche su questo potrebbe giocare a favore del Messina? No, questo non penso, i ragazzi sono preparati, ecco, non hanno mai giocato una partita al sud, però hanno le qualità, la forza per affrontarla insomma, molto tranquillamente. Nella gara d'andata avevate 5 defezioni, per questa partita di ritorno? Ne abbiamo una in più, visto che è squalificato anche Cenetti e quindi
Siamo un po' in emergenza, ecco, questa è l'unica cosa che ci dispiace, non aver potuto affrontare queste due partite con la rosa al completo. Assenti, nella partita d'andata avete vinto 2-0. Dopo la gara, magari qualcuno di voi o te stesso avete pensato che siete più forti dei giallorossi, mettendo no, in no, risalto nessuno... le cinque assenze. No, nessuno di noi ha fatto un pensiero simile, ma penso non ci sia neanche passato per l'anticamera del cervello. Ecco, noi questo gruppo ha una grandissima qualità e nei momenti di difficoltà riesce a compattarsi ancora di più. Quello lì è quel qualcosa in più che ci ha permesso di vincere il campionato quest'anno. Se dovessi dare una percentuale, la Coppa a Bassano o magari eventualmente del Messina, con il 2-0 vostro di vantaggio e no, la possibilità di fare anche un gol? Siamo ancora 50-50, perché conosco Messina, conosco la che sarà una partita difficile. Vuoi ripeterti? Insomma, noi scendiamo in campo sempre per quello. Beh, speriamo di no, Adesso, insomma, vediamo, sarà sicuramente una partita diversa dall'andata. Forza Messina! Non bisogna subire gol e farne due, eventualmente giocarci il tutto per tutto nei tempi supplementari. Noi vogliamo un 3-0 e sta coppa a Messina. Ah, è vero. A proposito, tra pochissimo sentiremo Re Giorgio Corona, che abbiamo intervistato a breve. Lui ha fatto anche il compleanno. Abbiamo ovviamente contattato Re Giorgio al telefono. Questo è un piccolo nostro siparietto. Ecco, andiamo. Stiamo chiamando Giorgio Corona. Doriana, tocca a te per gli auguri, Sì, sì, guarda. Quanto? Tanti auguri di buon compleanno. Tanti auguri, Giorgio Corona. Tanti auguri. Oh. Grazie. Beh, Giorgio, ti abbiamo fatto questa improvvisata, ciao. Anche se io il compleanno lo festeggio domani. Perché? Perché risulta il 15, cioè tutti i documenti c'è scritto il 15, è un problema che... È un problema all'antica, quando succedeva che all'anagrafe sbagliavano data. Ah, è vero, anche l'anno scorso. Vabbè, allora auguri per domani. Grazie, ciao, buon lavoro, ciao. Re Giorgio, che è stato intervistato su tutti i siti internet ovviamente per il suo 40° compleanno, lo ha fatto anche Pianeta Messina, ne parliamo con Salvatore Pernice. Spazio giallorosso nella rete di pianetamessina.com in diretta telefonica Salvatore Pernice. Buongiorno Salvatore, eccoti qua per quanto riguarda l'ultimo appuntamento con Spazio Giallorosso. Nella rete con Pianeta Messina partiamo da Giorgio Corona. Sì, buongiorno. In settimana, insomma, abbiamo raccontato anche l'inedito Corona, insomma molte cose che devo dire francamente neanche io conoscevo, e quindi credo, immagino che parecchia gente avrà avuto questa possibilità di scoprire l'altro Giorgio Corona, quello che mosse i primi passi a 18 anni nel Borgonovo, ed è una cosa strana il fatto che ci ha raccontato, ci ha svelato questa cosa curiosa, ecco, perché Corona in realtà non ha iniziato a giocare da attaccante puro, da bomber, ma da difensore centrale col Borgonovo, poi con il Cinisi e poi questo suo allenatore Vaccaro che lo ha trasformato in attaccante dopo che lui ha finito il servizio militare, da lì iniziò in prima categoria questo suo percorso, questa sua carriera da davvero bomber. Un grande bomber che veramente spazia ad ogni angolo del rettangolo di gioco, che sia il San Filippo che il campo avverso. Parliamo di questa partita difficilissima, dovrebbe esserci un'impresa, ce l'auguriamo e l'attendiamo nel nostro cuore, no? Ma dovrebbe essere, basterebbe il solito Messina, cioè il Messina molto compatto, concentrato, consapevole delle proprie forze. Non credo che il 2-0 sia un risultato difficilmente ribaltabile, a patto che vedremo il Messina che conosciamo tutti e a patto che i tifosi diano una risposta concreta, effettiva, massiccia. Purtroppo, diciamo, i dati della prevendita non sono molto incoraggianti. E adesso bisogna dirla una cosa molto chiara, cioè qua ci giochiamo una Supercoppa, non è un triangolare estivo, non è una partita amichevole, non è una passeggiatina, insomma è una partita ufficiale, c'è la Supercoppa di Lega Pro che sarebbe il primo trofeo, l'abbiamo detto in settimana, lo stiamo ripetendo da giorni, che è un trofeo importantissimo, gratificante, non solo per la squadra ma per l'intera città,
e questa città deve darsi un po' una svegliata e domani dare una risposta. C'è tempo fino a domani pomeriggio per acquistare il biglietto, noi non facciamo sicuramente i portavoce della società, qui stiamo facendo un discorso proprio da tifosi, da appassionati, da chi vuole bene veramente a questa squadra e anche a questa città, perché una squadra di calcio rappresenta la propria città, quindi chi ancora sta lì a contorcersi nel dubbio vado o non vado, sa che comunque non andando farebbe un grosso errore e sarebbe un grosso torto ad una squadra, ad una società che ha dimostrato quest'anno di voler fare le cose in grande. Chissà dove è finito l'affetto della gente di Messina, cioè siamo usciti lo scorso anno, si può dire, dall'inferno del campionato nazionale dilettanti dopo 5 stagioni o la Serie D, non sappiamo neanche noi come chiamarla, ha avuto sempre diverse denominazioni. A maggior ragione se andiamo a sentire e leggere le dichiarazioni dei calciatori del Bassano, il proprio timore parte dall'impianto di gioco e senza pubblico o poco pubblico e poco calore, questi non hanno veramente timore, deve partire proprio dal timore dei tifosi. Facciamo un esempio, chiaramente non volendo scomodare le alte sfere del calcio, ma è sempre una coppa, un campionato, è un trofeo ufficiale. Ecco, è la stessa cosa se all'andata l'Atletico Madrid perde 2-0 in casa del Real e poi allo stadio per la partita decisiva che potrebbe comportare l'assegnazione del trofeo vadano 7.000, 5.000, 4.000 persone rispetto diciamo ai 40.000, 50.000 previste. Ecco, qui stiamo parlando di garantire almeno quella presenza standard di 4.000, 5.000 persone, non stiamo chiedendo la luna, ecco, e in ballo, ripeto, c'è un trofeo ufficiale che si chiama Supercoppa di serie di Lega Pro per il Messina, che ricordiamolo ancora una volta ha vinto il campionato da primo in classifica e credo che non ci sia nient'altro da aggiungere. Ecco, adesso siamo curiosi di vedere allo stadio tutti quelli che dicevano beh, non ci sono stimoli, non ci sono risultati. Il risultato è arrivato, siamo arrivati i primi, c'è una Supercoppa da vincere e a questo punto non ci sono più alibi. Certo, anche perché bisogna anche dirlo, sarà l'ultimo nome di una squadra che comparirà nell'albo d'oro della Coppa di Seconda Divisione, visto che il campionato andrà a morire proprio, già è morto diciamo, anzi non ci sono i play-out, dunque lo sapremo a breve chi sarà la squadra che raggiungerà il Messina nel girone C della C unica. Dunque sarà un motivo di orgoglio, soprattutto intanto di vincere sta Coppa e di vedere il nome di Messina nella storia di questa competizione che non ci sarà più, ricordiamo, per quanto riguarda la seconda divisione. Dunque datevi una bella svegliatina e passate una domenica al San Filippo e con la speranza di poter veramente alzare questa coppa. Aggiungiamo altro, Salvatore, oppure concludiamo qui questo collegamento? Possiamo concludere qui dicendo che comunque la squadra va incoraggiata dal primo al novantesimo, compreso Costa Ferreira, perché in settimana ci sono state voci di mercato che hanno probabilmente disturbato anche il calciatore. Possiamo ribadire ora in questo momento alla vigilia e sabato che Ferreira, che probabilmente il prossimo campionato giocherà in Serie B, però in questo momento il giocatore non ha firmato per nessuna società, quindi effettivamente è un calciatore che pensa soltanto al Messina ed è giusto che il calciatore domani, e sicuramente ci sarà questo responso del campo, farà una grande prestazione, darà una grande mano, speriamo, per la vittoria di questa Supercoppa, e poi tutte quelle che sono le logiche di mercato si svilupperanno dalla prossima settimana. Vogliamo tre gol, due di Giorgio Corona per festeggiare il suo 40° anno e poi magari di Costa Ferreira per salutarci alla grande. Ciao Salvatore Pernice, avremo modo di sentirci nella prossima avventura. Questo è l'ultimo appuntamento di Spazio Giallorosso. Ciao. Pianeta Messina, passione giallorossa, in un click. www.pianetamessina.com e sei dei nostri. E sei dei nostri. www.pianetamessina.com. Lo sport su Radio Messina Sud, di calcio e non solo, anche nel sito ufficiale della nostra radio www.radiomessinasud.com. Tra poco seconda parte di Spazio Giallorosso con l'intervista a Re Giorgio Corona, il collegamento telefonico per parlare ancora di Messina Bassano e anche di Città di Messina Due Torri con Fabrizio Bertè.
pochi minuti e saremo ancora qui a fare questo appuntamento. Spazio giallo rosso, giallo rosso. Because I'm happy. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Messina Sud Happy Radio. Spazio giallo rosso. Spazio giallo rosso. Giallo rosso. Rieccoci. Spazio giallo rosso. Seconda parte di Spazio giallo rosso, si continua a parlare di Messina Bassano e a breve anche di Città di Messina Due Torri. Ben ritrovati con noi in FM e su web. Subito in arrivo l'intervista con Re Giorgio. Spazio giallo rosso. Spazio giallo rosso. Giallo rosso. Corona, Giorgio Corona. Giorgio Corona. Giorgio Corona, Corona, Corona. Messina, Messina. Giorgio Corona. 40 anni e non sentirli. No, si sentono, si sentono. Beh, il 41esimo tra 12 mesi lo festeggerai sempre a Messina, visto che sarai dei nostri anche il prossimo campionato. Ma speriamo, come ho detto in precedenza, la volontà c'è, però adesso dobbiamo pensare a questa partita, per altre cose poi vedremo quando finisce la partita di domenica. In tutti i campionati, dalla Serie A alla Serie D, hai messo sempre la tua firma con i tuoi gol. Hai ancora un sogno nel cassetto? Ma i sogni si tengono se stesso, diciamo. È quello di vedere il Messina sempre più in alto, è quello, Dico sempre a noi, 44 gol nelle gare ufficiali con il Messina, di cui 3 nella stagione 98-99. Ne aggiungiamo altri domenica, 2 per domenica? Bisogna ribaltare il risultato, bisogna ribaltare perché ci teniamo, perché ci tiene, spero che ci tenga più la città di noi come squadra, perché questo è un evento, perché non si è mai vinta una Coppa a Messina e vogliamo recuperare diciamo il risultato. Il Bassano ha vinto senza 5 titolari. In Veneto abbiamo visto un Messina diverso da quello che abbiamo apprezzato nel girone di ritorno. Ma sai, domenica noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo giocato bene i primi 20 minuti, poi loro si sono chiusi, hanno cambiato assetto, e diciamo che poi alla fine tutta la partita si sono difesi, non è che noi abbiamo rischiato chissà cosa, forse dopo il primo gol dove loro potevano raddoppiare, però abbiamo subito due gol tra virgolette stupidi, però si è visto un Messina diverso in negativo. Domenica non deve succedere, perché dobbiamo stare attenti a tutto. Ho intervistato Emanuele Berrettoni e gli ho detto che ha realizzato un gol e mezzo, il secondo è stato un gol che ha colto impreparato Lago Marsini. Lui valuta i prossimi 90 minuti un 50-50 e la Coppa, nonostante il 2-0 per loro, non è ancora a Bassano. Ma fa bene a pensare questo. È normale che loro hanno più del 50, perché hanno vinto 2-0 e io spero che non si vengano a chiudere, anche se sai, se noi riusciamo a trovare gol nel primo tempo gli mettiamo un po' di paura addosso. E dice anche di conoscere il pubblico di Messina, potrebbero essere loro a incidere nel corso della gara con il loro calore. L'altro mezzo, ecco. Ma io lo spero perché, come ho detto prima, è la prima volta che Messina può vincere una Coppa, deve essere per prima la città a volerla, a parte noi, perché noi la stiamo preparando bene, stiamo
lavorando su tutto, sulla fase offensiva, sulla fase difensiva, su non prendere gol, e quello ci fa ben sperare. Dunque il Messina dovrà giocare su due fronti, intanto cercare di realizzare due gol e portarsi in parità, e anche di non subire il gol, visto che in trasferta vale doppio, non bisogna neanche scoprirsi. Ma sai, loro giocano molto sulle ripartenze, però cioè noi dobbiamo essere cattivi, quello che ci è mancato domenica, noi se siamo cattivi, determinati e facciamo il nostro gioco... altro che ripartenze, possiamo ribaltare il risultato tranquillamente. Già siete nella storia per la stagione conclusa al primo posto. La ciliegina sulla torta non era la qualificazione alla Coppa Italia VIP e nemmeno direi forse il primo posto. Beh, la ciliegina sarebbe veramente questa Supercoppa. Ah, sai, sarebbe un bel compleanno vincere la Coppa a 40 anni, due campionati consecutivi, sarebbe una bella soddisfazione, oltre mia anche della squadra, perché questa squadra lo merita per tutto quello che ha fatto nella scorsa campionato. E per vincere la Coppa dipendiamo e confidiamo su te, visto che sei attaccante. No, dipende da tutti. Dipende da tutti e l'abbiamo dimostrato anche domenica. Domenica non abbiamo fatto gol, abbiamo subito un gol stupido. Dipende da tutta la squadra, dall'approccio che diamo alla gara, perché sin dall'inizio gli dobbiamo fare capire quello che il Messina vuole. Giorgio Corona, intervistato nel corso di questa settimana per il prepartita Messina-Bassano. Ci crede, dobbiamo anche crederci noi, da sportivi, da tifosi, per gremire lo stadio San Filippo. Mi spieghiai chi era avviato? Sentiamolo. Spazio giallo rosso, giallo rosso. Corona, Giorgio Corona, Giorgio Corona. Giorgio Corona, canta Mi sbigliai chi era avviato. Mi sbigliai chi era avviato. La domenica mattina e ci fanno nuove scene, sai a cantare. Mi è arrivato in Taguba, a stavano che pare, mi sai a cantare la squadra di una storia. Una squadra sotto pezza, che non ci fa impazzire. Siamo messinesi e non ti lasciamo che ho giusto, Doriana. Ah, è vero. Adesso continua il nostro appuntamento di Spazio Giallorosso. In collegamento telefonico Fabrizio Bertè. Fabrizio, eccoci qua. Impresa impossibile o possibile? Allora, intanto buongiorno Antonino, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Parliamo sempre di un impresa, insomma. Il Messina è vero che quest'anno comunque ci ha abituato a rimonte veramente incredibili. Abbiamo visto che la squadra di Mister Grassadonia non ha mai mollato fino all'ultimo. Il presidente Lo Monaco, il padron, ieri ha chiesto quest'ultimo sforzo, quest'ultimo sacrificio ai suoi ragazzi. Io penso che il Messina comunque farà di tutto in quest'ultimo atto della stagione per portare a casa questa Supercoppa, per alzare questo trofeo. Non sarà un'impresa semplice sicuramente, perché il Bassano Virtus, che abbiamo potuto vedere all'opera all'andata, è veramente un'ottima squadra, una squadra con giocatori giovani, un buon mix tra elementi giovani e elementi esperti come il capitano Emanuele Berretoni o il centravanti Pietri Biasi. Non sarà una squadra semplice da affrontare, ma il Messina sarà al completo, ad eccezione comunque del lungo Deggente Franco, e darà del filo da torcere alla squadra veneta. Bisogna partire sin dal primo minuto a sprombattuto, cercare di realizzare perlomeno già un gol nel primo tempo e poi giocarsi il tutto per tutto. Però il Bassano ha il vantaggio di dover realizzare almeno un gol per mettere in difficoltà maggiormente i calciatori, che poi dovrebbero ancora inseguire. Il gol in trasferta, come tutti sappiamo, vale doppio. Sì, hai detto bene. Io penso che comunque il Messina partirà subito forte, cercherà il gol già dai primi minuti per poter mettere in difficoltà il Bassano, quantomeno per fare abbassare il baricentro comunque alla squadra veneta, perché il Bassano, una volta che in caso di gol subito, sicuramente si chiuderà in difesa. Il Messina, ricordiamo che avrà comunque il fattore campo,
di conseguenza avrà la spinta dei tifosi che speriamo insomma possano essere numerosi al San Filippo, avrà questo importante vantaggio, proverà sicuramente a cercare il gol già nel primo tempo, penso che mister Crassadonia metterà in campo la formazione migliore, tentando appunto di dare del filo da torcere ai veneti. Secondo me il Bassano parte con un 50-50, nel senso 50-50. Il 50% è perché sono in vantaggio di due gol e ne basterebbe uno per portarsi a casa la Coppa. L'altra metà, l'altro 50%, è che comunque verranno a Messina con sei defezioni. Sì, questo è vero, un Bassano che comunque non arriva nelle migliori condizioni, appunto perché mancheranno comunque sei elementi. Certo, comunque il fatto che se da un lato abbiamo detto che il Messina avrà il vantaggio del fattore campo, dall'altro lato il Messina dovrà stare anche molto attento in difesa e non sbilanciarsi molto, perché comunque essendo match andata e ritorno varrà lo stesso sistema sostanzialmente che vale per la Champions League, ossia i gol fuori casa. In caso di gol del Bassano, allora la partita si metterebbe veramente in salita per il Messina, perché servirebbero 4 gol addirittura alla squadra veloritana per poter alzare la Supercoppa. Di conseguenza il Messina dovrà essere bravo a rischiare il meno possibile dietro, ma a pungere comunque in avanti con il capitano Giorgio Corona, che abbiamo ascoltato poco fa in radio, e con i suoi elementi comunque più esperti in avanti. Costa Ferreira ha fatto una grandissima stagione. Abbiamo visto recentemente che comunque un giocatore probabilmente ai saluti, sarà forse la sua ultima partita con la maglia del Messina, di conseguenza penso che ci tenga anche lui a salutare comunque nel migliore dei modi i suoi tifosi. Di cosa possiamo parlare per quanto riguarda questo prepartita? C'è poco da aggiungere, magari lasciamo perdere le percentuali e soprattutto i numeri, affrontiamo una squadra che ha totalizzato nel suo girone 12 punti in più rispetto anche ai giallorossi, che la seconda nel girone A ha terminato con 57 punti, gli stessi del Messina nel girone A. Comunque sono paragoni che non possono nascere, perché sono due non categorie differenti, ma due gironi differenti. Si dice che il girone del sud sia più tecnico, più difficile. Sì, questo è vero, un paragone comunque molto molto difficile da fare. Certo, Messina e Bassano sono due squadre diverse, perché sappiamo benissimo il Messina come è partito durante questa stagione, tra mille difficoltà, comunque per un motivo o per un altro, un cambio alla guida tecnica, una rivoluzione praticamente nel mercato di gennaio. Beh, questo deve essere il punto di forza dei nostri calciatori, cioè sono riusciti a fare una splendida stagione il Bassano sin dall'inizio, il Messina sino alla fine del girone di andata era, non dico quart'ultimo, ma sest'ultimo, giù di lì, fino ad arrivare in vetta. Secondo me abbiamo qualcosina in più che a Bassano non si è visto, è stato un calo di concentrazione sicuramente. Due tiri in porta non è dei giallorossi, certo non è che abbiamo fatto tanti gol come il Bassano nel girone A. Ricordo forse la partita con la Versa Normanna, il 4-2 con il Gavorrano, dove abbiamo fatto più gol. Sì, il Messina ha dalla sua sicuramente l'entusiasmo, ha una grinta, una caparbietà che comunque ha contraddistinto la squadra di mister Grassadonia. È un Messina che rispecchia comunque la sua immagine e somiglianza al tecnico veloritano, di conseguenza questo è un fattore a vantaggio della squadra peloritana. Purtroppo a Bassano, sì, hai detto bene, non si è visto comunque il Messina che siamo abituati a vedere durante questa stagione. È successo qualcosa, probabilmente anche una mancanza di concentrazione, forse un pizzico comunque di appagamento, che comunque ci sta, perché ci può stare dopo una stagione comunque è stata trionfale, perché in pochi si sarebbero aspettati comunque questo primo posto al termine di questo campionato. Tutti quanti comunque speravamo e volevamo questa promozione in Lega Pro Unica, ma il primo posto era veramente difficile da raggiungere. Il Bassano comunque già è partito questa stagione con l'obiettivo, se non di vincere il campionato, comunque di lottare per il vertice sicuramente, perché era una squadra attrezzata fin dall'inizio per vincere. Il Messina no, ci sono stati fatti degli errori inizialmente, sono stati comunque riparati nel mercato di gennaio, di conseguenza è
è un Messina nuovo che abbiamo visto negli ultimi mesi. Lasciamo questa parte di Spazio Giallorosso con il Messina domani per la Supercoppa con il Bassano alle 15. Messina deve vincere in due settori per quanto riguarda i campionati differenti. Sì, si tratta di una partita di Coppa, mentre la vittoria che attende la città peloritana è quella che purtroppo riguarda un derby messinese. Ci dispiace veramente dover commentare e augurare la permanenza di un'unica squadra e non dell'altra, ma essendo che ci occupiamo del città di Messina e siamo del capoluogo, ovviamente ci attendiamo la permanenza in Serie D per una squadra che rappresenta il territorio peloritano e lo deve sponsorizzare anche il prossimo anno, e che vengano spazzate via le voci di cambiamento di locazione per quanto riguarda questo team, perché ci sono tanti messinesi bravi che hanno disputato la Serie D e vogliono continuarla a fare per la prossima stagione, tra cui Emanuele Frassica, che sentiremo tra pochissimo. E dunque adesso campionato di Serie D, ovviamente per quanto riguarda il play-out. E per l'appunto città di Messina. Fabrizio, siamo arrivati all'ultimo atto. Dentro o fuori? Ultimo atto, dentro o fuori, esattamente anche in Serie D, città di Messina, due torri, un derby particolare purtroppo dal sapore amaro per queste due squadre che comunque non hanno disputato un grandissimo campionato, tra mille difficoltà sia il città di Messina che il due torri che comunque è stato recentemente colpito da un gravissimo lutto per via della morte di Marco Salmeri. Sicuramente un lutto che non può passare in secondo piano per la squadra di Villa Calipiraino. Per quanto riguarda la città di Messina, invece, abbiamo visto comunque una stagione veramente turbolenta, tre cambi alla guida tecnica, prima mister Gaetano Di Maria, poi Nino Panarello, adesso Gianfranco Lagana, che comunque sta facendo un'autentica impresa sportiva. Perché sì, ma comunque è stata movimentata anche in seno alla dirigenza, cioè personaggi che lo scorso anno erano quasi un perno principale sono andati via, e poi l'ultimo che è arrivato, sì e no, un tre mesi fa, Lagana ha lasciato. E beh, comunque i classici problemi che possono nascere in una stagione un po' storta. Stagione storta che direi che ha fatto sicuramente del suo peggio, direi, il città di Messina in casa, perché ha ottenuto pochissimi punti, una vittoria tra l'altro anche a tavolino. È proprio da lì che il città di Messina deve partire, dal Celeste, sconfiggere il terreno di gioco di casa. Sì, il città di Messina in questa stagione ha perso troppi punti tra le mura amica, soprattutto negli ultimi minuti. Certo, domani avrà il fattore campo a suo favore, perché anche in caso di pareggio dopo i tempi supplementari non si andrà ai calci di rigore, ma la salvezza andrà direttamente al città di Messina per via del fattore campo a suo vantaggio e di un miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. Bisognerà mantenere comunque l'attenzione alta per tutto l'arco del match. Sicuramente il città di Messina non dovrà scendere in campo per il pareggio, ma comunque per vincere. Non devi dare anche rischi inutili nel corso della partita. Abbiamo visto una squadra che comunque parecchio ridimensionata, mancheranno molti elementi anche domani, tra cui comunque gli esperti Cammarodo e Santa Maria, infortunati. Camarda farà di tutto comunque per esserci, per recuperare, anche se il capitano del città di Messina ha avuto dei problemi fisici, delle noie muscolari in settimana, ma farà sicuramente di tutto per esserci. Ok Fabrizio, ti saluto qui, ti ringrazio per la tua partecipazione a Spazio Giallorosso. Abbiamo una lunga intervista con Emanuele Frassica, toccheremo ovviamente tutti i punti salienti del play-out di domani tra città di Messina e due torri. A questo punto, memore anche delle due gare tra andata e ritorno, dove il città di Messina ha ottenuto 4 punti, il pareggio in extremis delle due torri al Celeste sa ancora di beffa, e sì, è storia a sé il play-out. A questo punto forse il città di Messina ha qualche percentuale in più di permanenza nel campionato di Serie D, se non fosse altro anche perché ha due risultati a disposizione. Esatto, perché ha due risultati su tre a disposizione. Il città di Messina parte sicuramente
con i vantaggi a favore comunque di questo match. Il Due Torri non è una squadra da sottovalutare, anche perché appunto per via del grave lutto che ha colpito la squadra messinese può trarre comunque un vantaggio da questo, per provare comunque a cercare quelle motivazioni che comunque sono venute a mancare nel corso di una stagione, che ha visto comunque il Due Torri scendere in campo troppe volte con poche motivazioni e troppi pareggi che hanno purtroppo contraddistinto questa stagione. Ricordiamo che la partita del Celeste inizia alle 16, quella del San Filippo tra Messina e Bassano a 15. Si poteva anche posticipare questa gara per avere qualche tifoso in più, qualche sportivo in più al Celeste. Anche noi non siamo a decidere se andare al San Filippo o al Celeste. Sì, si poteva posticipare, purtroppo l'organizzazione, diciamo, in questo caso non dipendeva né dal Città di Messina né dal Due Torri, bensì dalla Lega, con uno spostamento comunque non era semplice, perché comunque doveva anche coincidere con le partite degli altri gironi. La Lega di conseguenza ha deciso così, certo avere le due squadre. Io potevo capire, Fabrizio, se si fosse giocato il derby calabrese di play-out Rende Vibonese, che in tutti i modi comunque è stato evitato. Beh, è l'unica gara play-out del girone I, cioè, vabbè, comunque sono cose che dovremmo chiedere alla Lega. Alla Lega, esattamente, non è una cosa positiva comunque che entrambe le squadre messinesi giocano una partita così importante lo stesso giorno e praticamente poi nella stessa fascia oraria. Purtroppo spettano alla Lega queste decisioni, dunque non possiamo che prenderne atto. Ne prendiamo atto, con la speranza di poter festeggiare doppiamente nella città peloritana. Ciao ancora. Certamente, grazie Antonino, un saluto a tutti i radioascoltatori.